Eccoci qua, cari truccioli, bentornati su Tecniche Tornitura CNC. Proseguiamo a vedere la valutazione di un tornio usato e quello che vi spiegherò oggi è forse la parte più importante della valutazione di un tornio, cioè capire la bontà delle guide. Sono due, diciamo, le cose importanti da guardare in un tornio: la bontà delle guide e la bontà delle viti a sfera, quindi quanto sbaglia la macchina nell'inversione del moto. Oggi vediamo la prima cosa: capire se le guide di un tornio sono in buone condizioni o se la torcita è da cambiare. Quella che vedete qua, questa immagine, se mi vedete guardare a sinistra è perché io a sinistra ho un video che mi dice cosa sto filmando, quindi voglio rendermi conto di cosa sto facendo. Quella che vedete qua è l'interno di un tornio. Io scelgo i Dosan non perché voglia fare pubblicità, ma perché semplicemente sono i più facili a trovare online a livello di immagini, essendo molto diffusi. Qua abbiamo l'autocentrante, qua abbiamo la contropunta, qua abbiamo la torretta, e questo è esattamente l'interno. Questo è un bel tornio con un pezzo bloccato tra autocentrante, contropunta, torretta, utensili motorizzati. Qua abbiamo anche la 6Y, che è questa guida qua. Bene, cosa succede in un tornio? Andiamo a vedere un'immagine pornografica, ossia un tornio nudo. Vedete che qua abbiamo le guide dell'asse Z. Le guide dell'asse Z, vediamo le guide dell'asse Z, scorrono, il carro scorre sulle guide non è appoggiata la ghisa, ma la torcite o i lardoni. Altre macchine invece sono a velo d'olio. Le macchine a velo d'olio sono, diciamo, più precise. Io attualmente ho in mente solo il CMZ, dove scorre ghisa su ghisa e un piccolo strato di olio che fa quasi galleggiare diciamo il carro contro l'altra guida. Quello che noi dobbiamo capire e valutare è se le guide sono usurate, e qui se le guide sono usurate lasciamo perdere la macchina, se è usurata la torcite, e qui se è usurata la torcite si può sistemare la macchina, però sappiate che c'è una grossa spesa, oppure se la macchina è in buone condizioni. Ok? Andiamo a vedere questa macchina. Questa foto, questa macchina vi fa vedere che le guide dell'asse Z scorrono dall'inizio alla fine del tornio, ovviamente perché il mio carrello scorre da X più a X meno. Ok? È molto probabile che se ho un'usura importante ce l'ho sull'asse Z perché è l'asse più impegnato, però la stessa cosa va controllata anche sull'asse X, non va trascurata. Cosa succede? Succede che spesso e volentieri, per ovvi motivi, nelle aziende che lavorano soprattutto pezzi corti, e lì guardatevi intorno quando entrate in un'azienda, la parte più usurata delle guide è quella sottotesta. Perché? Perché io qua ho il mio autocentrante e il mio utensile lavora sempre qua. Ok? Quindi sicuramente io sottotesta ci vado a lavorare e qualche volta andrò anche lontano, però le mie guide si consumano, quindi si assottigliano, perdono materiale, soprattutto sottotesta. Come faccio a valutare tutto ciò? Devo usare un piede di porco, un asse di legno, quindi dovete assolutamente avere con voi un comparatore e un asse di legno lungo almeno 1 metro, 1,5 metri per far leva. Dove andrete a fare leva? Possibilmente qua su una guida, dove andrete ad appoggiarvi sulla torretta. Quindi vediamo di spiegarvelo. Io sto guardando la mia macchina dal mandrino, dall'autocentrante. Questa è la mia torretta, queste sono le mie guide. Io andrò a prendere un asse di legno, lo metterò in questo modo e poi aspettate, vediamo cosa riesco a combinare, e poi andrò a spingere in questa direzione. Qui io andrò a mettere un comparatore, qui o sotto comunque dovrò mettere un comparatore che mi segni,
se questa torretta mi si muove in su o in giù. Torniamo alla mia bella foto. Quindi io andrò a spingere la torretta verso l'alto con un comparatore che potrà anche essere appoggiato semplicemente qua sul basamento della torretta. L'importante è che sia ben appoggiato. Quindi io spingo con la mia spalla contro la torretta, cerco di sollevarla, cioè cerco di farla scorrere rispetto a queste due guide, quella dell'asse Z, in su o in giù. Se vi dicono qualcosa, oh ma cosa stai facendo, vuol dire che non sono tornitori, perché lo sa, un buon tornitore sa che si fa così. Qual è il gioco con un metro di leva in leva, fatela in legno, non usate un piede di porco in acciaio perché quello effettivamente potrebbe farvi girare le balle. Attenzione, se ci sono le carteratura, usate pure, non è massimo, però usate pure la contropunta, al limite poi con un altro comparatore guardate che non sia la contropunta a muoversi, però si muove la torretta se fate così. Quindi la contropunta va benissimo come punto d'appoggio, meglio se riuscite ad appoggiarvi sulle guide, se no vi appoggiate sulla contropunta, tanto voi il comparatore lo bloccherete sul carrello dell'asse X e lo appoggerete sulla basamento della torretta. Fate leva, ok? Quanto vi può segnare il comparatore? Allora, se la macchina è in ordine, il comparatore vi deve segnare 2-3 centesimi, che sono già troppi. Oltre i 2-3 centesimi vuol dire che c'è dell'usura o nelle guide o nei lardoni. Ma siccome è ben diverso avere usura nelle guide e avere usura nei lardoni, cerchiamo di capire per quanto possibile dove sia l'usura. Come si fa? Si fa lo stesso procedimento della leva con la spalla sotto testa e nel punto più lontano possibile dalla testa. Allora, se le guide sono usurate sotto testa vedremo un errore, per esempio, di un decimo e mezzo. Lontano dalla testa vedremo un errore di 2 o 3 centesimi. Qua, ragazzi, abbiamo usurato le guide. Questa macchina non è da comprare, perché le guide non le risistemi. Se invece l'errore è di un decimo e mezzo, cioè elevato, sia sotto testa sia lontano dalla testa, qua abbiamo usurato i lardoni. I lardoni cosa sono? I lardoni di un tornio sono degli elementi cuneiformi, lunghi come tutto lo spessore del mio carrello, pressappoco, che si infilano sotto il carrello e vanno a contatto con la guida di scorrimento, in modo tale che il carrello non vada a strisciare contro la guida, ma ci strisci il lardone. Il lardone ha della torcite, che è un elemento, diciamo, non la chiamo torcite, sembra della plastica molto dura, ma in realtà è un elemento d'usura molto forte, l'ho sempre chiamata torcite, alto 2-3 mm con delle scanalature per far passare l'olio. Il lardone può essere estratto e la torcite può essere rifatta. È un bel lavoro che costa qualche migliaia di euro, però un buon manutentore ve lo può fare. Quindi in questo caso, se è la torcite, non scartate la macchina, ma chiedete un bello sconto. Se invece la macchina è in buone condizioni, troverete che facendo leva sotto testa e lontano dalla testa, il discorso, diciamo, scostamento che andrete a leggere sul vostro comparatore non sarà superiore ai 2-3 centesimi. Se non sarà superiore ai 2-3 centesimi o addirittura non riuscirete a muoverlo, perché in teoria una macchina nuova non si muove, voi avete davanti una macchina con le guide in ordine, e questa è la cosa più importante, perché se le guide non sono in ordine la macchina è ferro vecchio, se i lardoni non sono in ordine la macchina presenta la necessità di fare una manutenzione importante, a meno che voi non state comprando una macchina che faccia sgrossature. In tal caso io le guide non in ordine non le vorrei comunque, ma dei lardoni me ne sbatto le balle, perché se io ho da fare pezzi che vanno nei 3-4 decimi di tolleranza e ho i lardoni in disordine, non è che la macchina non vi tiene l'ordine, però quando attacca, cioè quando comincia a lavorare, viene spinta verso l'alto dell'errore che vi darà il comparatore. Quindi lontano dalla il lardone sarà sempre uguale, quindi
la macchina attaccherà e poi farà un leggero scostamento verso l'alto. Non è un grosso problema se voi fate i decimi. Quindi questo va valutato anche in base al lavoro che fate. Ecco bene, quindi adesso direi che vi ho detto tutto per quanto riguarda il discorso guide. Questo discorso è un po' più difficile da leggere in X, ma si può fare anche in Y. Quindi andate con la macchina davanti all'autocentrante, fate abbassare il carrello X e lo spingete di qua facendo leva tra l'autocentrante e la torretta. Il comparatore lo mettete sul sedere e vedete che effetto fa. La stessa cosa in X più. Poi fate alzare il carrellino e fate la stessa cosa sia in X più che in X meno. Vedrete, fatelo anche con le vostre macchine se state già lavorando su dei torni, vedrete che la X è meno soggetta ad usura. Perché? Perché lo scorrimento è in questo senso. Ok? E normalmente si lavora sempre facendo spingere l'asse Z. Spero di essere stato chiaro. Se non siete stato chiaro, scrivetemelo, non abbiate peli sulla lingua, in modo tale che magari reintegro il video cercando di utilizzare un 3D o qualcosa, perché effettivamente si fa un po' fatica a spiegare questo davanti a un video. Mi piacerebbe farvelo davanti a un torneo, ma purtroppo non posso, e quindi cerco di spiegarvelo così. Per cui, morale alla favola, se andate a vedere un tornio usato, mettetevi nel bagagliaio della macchina un asse di legno 10x10, 8x8 in centimetri, lungo 1 metro, 1 metro e mezzo, e un comparatore. Se non vi fanno fare questa prova, non comprate la macchina. Detto tutto, io vi ringrazio, vi ricordo come sempre che se volete sostenermi un super grazie, un abbonamento sono sempre graditi, un like e una campanellina lo dicono tutti, lo dico anche io, mettetemela e buona scelta. Comunque, non abbiamo finito di valutare la macchina, non è tutto qua quello che c'è da controllare. Grazie mille, vi aspetto al prossimo video.